Siamo arrivati all'opera che dicevamo prima. Come vedete, questa vasca era una vasca costruita per la difesa Todd nella seconda guerra mondiale, che puntava sempre verso la nostra stazione direttrice. Il problema che nasce spontaneo è perché qua sotto, esattamente lì, c'era un muro di sostegno con sopra un'opera. Il mistero è semplicemente chiarito, perché quel muretto secco lì era di un basamento di una baracca della Grande Guerra. Infatti qui vi era un baraccamento della Grande Guerra che erano sparsi sul censo, perché sul Clank, scusate. Il Clank, come vedete nei miei filmati vecchi, vi spiegherò la zona tattica del Clank, che fu una cosa molto marginale durante la Grande Guerra, ma anche nel suo contesto difensivo. E praticamente questo fu uno dei pianori delle baracche del Clank. Qui vi erano stipati i genieri che costruivano la strada sotto e hanno costruito la mulettiera che saliva fin sul Clank. Questa invece è la bellissima opera della Todi, invece, è stata fatta per la difesa del lago da parte della ditta Bertini con gli abitanti del mio paese. Qui si vede ancora la bella mulattiera che girava da dietro e praticamente arrivava qui. Questa mulattiera, come dicevo prima, era il proseguimento del coso del baraccamento, che si univa praticamente alle altre che vi ho fatto vedere prima, che eravamo dall'altra parte, con le altre opere che eravamo dall'altra parte. Perché praticamente queste qua erano tutte cose che andavano per la prima guerra mondiale. Finalmente sta uscendo il sole e metteremo giù le bandierine con un po' meno di umidità. Come vedete, questo qua vi lascio vedere l'ultimo pezzo. Ok.